Se non sei vaccinato, sei un antisociale. Questo è quello che ha detto il primo ministro olandese e il ministero della salute. Non dovete vaccinarvi solo voi, ma anche gli altri. Dovete farlo per tutta la società. Questo è quello che hanno detto. Oggi si è rivelato un controsenso totale. In un'udienza sul Covid del Parlamento europeo, uno dei direttori della Pfizer ha semplicemente ammesso che al momento della presentazione il vaccino non era ancora testato per fermare la trasmissione del virus. Questo rimuove completamente le basi legali per il passaporto del Covid. Il passaporto Covid che ha condotto in una massiccia discriminazione istituzionale per le persone che hanno perso l'accesso a parti essenziali della società. Ho trovato questo scandaloso, addirittura criminale. Per favore, guardate il video fino alla fine. Ma per lei, signor Small, ho questa breve domanda che segue, alla quale vorrei avere una chiara risposta. E parlerò in inglese così non ci sarà alcuna incomprensione. Il vaccino della Pfizer Covid è stato testato per fermare la trasmissione del virus prima di entrare nel mercato? Se no, per cortesia, lo dica chiaramente. Se sì, vorrà condividere i dati con questo comitato? Sinceramente voglio una risposta diretta, sì o no, e vorrei che andasse avanti. Grazie Per quanto riguarda la questione, se noi sapevamo che fermava l'immunizzazione prima di entrare nel mercato, no. Questi, sapete, noi dovevamo muoverci alla velocità della scienza per capire veramente quello che stava succedendo sul mercato. Questo è scandaloso. Milioni di persone nel mondo intero sono state forzate a farsi vaccinare per il mito "devi farlo per gli altri". Ora salta fuori che è una misera bugia. Questo deve essere rivelato. Per favore, condividete il video.